Il sindaco di Procida, Dino Ambrosino. Allora, stasera tavola rotonda molto interessante con la consigliera Ciaramella, con il vice sindaco di Monte di Procida Coppola, con il tuo vice sindaco Lubrano. Allora, tante tematiche dal distretto turistico, sanità, insomma, un futuro che comunque è dietro l'angolo. Una bella squadra di persone e di competenze, perché alla fine abbiamo anche acquisito una bella esperienza nel corso di questi anni, noi amministratori locali, la consigliera Ciaramella, quindi siamo ancora più pronti e determinati a fare del bene per le nostre comunità. Io ricordo come gli avversari sottolineavano spesso questo aspetto 5 anni fa della nostra impreparazione, poi alla fine abbiamo dimostrato che la buona volontà che ci mettono le persone a costruire, a fare le cose, è un elemento determinante, perché poi si riesce appunto a conseguire dei risultati con l'impegno. Noi oggi rinnoviamo l'impegno, ma portiamo anche un bagaglio di esperienze e di competenze che senz'altro potrà far fare alle nostre comunità un ulteriore salto di qualità. La cosa importante è continuare a lavorare in rete. Procida e Monte di Procida siamo continuamente in rapporto, in relazione, in contatto, e la Regione Campania è ancora più vicina quando ci sono una serie di interfacce come Antonella Ciaramella o come tutte le altre persone, gli altri onorevoli e responsabili che si sono messi a disposizione delle nostre comunità. Sindaco, oggi è un giorno importante perché avete presentato ufficialmente la lista per queste prossime amministrative, 20-21 settembre, insomma, quindi il tuo messaggio, insomma, ai tuoi cittadini, concittadini. Un bel messaggio di forza della nostra squadra, del nostro collettivo. Io voglio sottolineare che il nostro simbolo è sempre quello della Procida che vorrei, perché abbiamo sempre un desiderio di migliorare questo paese, a differenza del nostro avversario che ha sottolineato nel suo simbolo il suo nome, per dire un po' me la vedo io. Noi invece crediamo nel collettivo, il sindaco è il coordinatore di una serie di energie, persone che poi l'indomani delle elezioni saranno lì a lavorare e che oggi devono guadagnare, devono avere la fiducia da parte dei cittadini perché domani saranno a lavorare sui problemi. Questa cosa è importante, ce li siamo trovati a lavorare, a sgobbare gli assessori, il vice sindaco, i consiglieri in questi anni, ce li ritroveremo perché sono delle persone affidabili a cui dare non solo il nostro voto ma tutta la nostra fiducia.